Il cane ha morso diverse volte. In questo filmato iniziale viene ricreata la situazione tipo descritta dai precedenti proprietari. L'addestratore si trova di fronte ad una risposta aggressiva veramente pericolosa. Dopo il periodo di modificazione emozionale intrapreso da Giacomo, il suo approccio alla ciotola è notevolmente cambiato. Il cane rimane impaziente di ricevere il cibo, ma il suo sguardo è tranquillo e la sua esuberanza non gli impedisce di rispettare la figura dell'uomo. Il cane dimostra di essere sotto controllo e in nessun modo aggressivo. Giaco, pienamente senziente e consapevole di condividere la sua esistenza con il nuovo tutore, ha compreso che l'aggressività all'interno della relazione con l'essere umano non è una strada percorribile. Il richiamo Giaco, durante la consumazione del pasto, serve all'addestratore per rendersi conto se il cane rispetta il suo ruolo di tutore, quindi responsabile del benessere, del controllo, della conduzione e del sicuro inserimento dell'animale nel contesto umano. Giaco? Vai. Platz? Anche la richiesta del terra è utile per verificare se la possessività che dimostrava prima nei confronti del cibo sia stata inibita. Attraverso l'acculturamento e lo stabilirsi di un rapporto fondato sul rispetto e la fiducia, Giaco ha imparato a modulare l'intensità della pressione delle sue mascelle ed è l'atteggiamento finale del cane a determinare la buona riuscita del lavoro svolto dall'addestratore.